Maurizio Zambardi. Stiamo, quindi questa sera hai ricevuto questo ambizioso e ambito premio Terra Laboris. Beh, certo, una grande eredità, perché dopo lo scorso anno il premio è stato attribuito al professor Adolfo Panarello. Certo, beh, è una grande certo. Eredità. Ci diamo del tu perché ci conosciamo da una vita. Maurizio, tu sei il tipico studioso storico, ami tantissimo la tua e la nostra San Pietro Infine, ma ami la storia, ami tutto il territorio. Sì, buonasera. E innanzitutto volevo ringraziare Claudio Saltarelli, che lo salutiamo, che sì, non c'è questa sera, che ha organizzato questa meravigliosa serata. Purtroppo lui non è potuto essere presente, ma solo un vulcano attivo come Claudio poteva fare tanto. Quindi sono veramente onorato di essere stato premiato, e queste cose servono. Servono perché è vero che l'appassionato della propria terra, lo studioso, lo fa diciamo in primis per se stesso, però poi deve necessariamente comunicare anche agli altrimenti diventerebbe anonimo. Esatto. E ricevere queste gratificazioni, questi premi, è fondamentale, perché ti sprona a fare di più, ti sprona a continuare. Capisci in questi momenti che quello che stai facendo non è un lavoro fatto invano, è un lavoro che comunque è apprezzato, e questo mi fa veramente piacere. Ecco, una piccola battuta, Maurizio, fa piacere anche perché adesso devi ritornare con due macchine, perché ho visto che sì, ti è una caterva di doni che sì, hanno. Io l'anno scorso non ho potuto partecipare all'altro premio, per cui non sapevo come funzionava, pensavo a un attestato, un diploma, e invece sono stato sommerso, letteralmente sommerso da doni, veramente tantissimi doni, che non, poi inattesi, non te l'aspettavi. Quindi veramente mi sembrava proprio, sai, quando a Natale ti fanno in famiglia i doni, tu scarti tutti i vari doni per aspettati ancora più belli. Certo. Poi la cosa che più mi fa piacere è che sono doni provenienti dalla terra di lavoro, cioè quindi, diciamo, dalla nostra. Anche un po' del tuo lavoro. Sì. E Claudio ci tiene tanto a sottolineare. Allora Maurizio, l'evento sta ancora continuando, stiamo approfittando di un momento di pausa con un rinfresco, e non ti voglio intrattenere. Maurizio, però parliamo del tuo ultimo capolavoro, di una opera monumentale, diciamo. Sì. Un'opera. È da poco uscita questa pubblicazione. Sono oltre 40 anni di ricerche fatte al paese, con interviste ai sopravvissuti della guerra. Mi è fregato un po' il lavoro intervistare le persone. Sì, ma meno male che l'ho fatto, perché poi sono ricerche video e audio registrate, e quindi sono documenti storici adesso. Queste persone casomai non ci saranno, ci sono più. Quasi su oltre 200 persone intervistate, sì e no, saranno ancora viventi 5-6. Quindi è una testimonianza che andava raccolta, perché, come dicevo prima, di storia militare si è scritto tanto da esperti, studiosi, però non i protagonisti, cioè le persone che hanno vissuto, subito, esatto, più che della vissuto, storia, subito la della storia dei civili che hanno vissuto e che hanno subito la guerra si sapeva ben poco. Una prima edizione uscì nel 2003, poi una seconda edizione nel 2010, ma questa era l'edizione che io cercavo di completare. È in due volumi per un totale di 800 pagine. Ecco, ricordiamo la casa editrice. La casa editrice è Edizioni Eva, insieme a CDSC, Centro Documentazione e Studi Cassinati, che mi onoro di far parte. Ecco, acquistate questi due volumi, e per acquistare come devono fare? Ma si possono rivolgere alle edizioni Eva, oppure se passano a San Pietro, al bar di mia moglie, lo trovano, insomma. Adesso vedremo come meglio distribuirli, insomma. Questo qua. Maurizio, io ti ringrazio. Grazie personalmente, che sai, sono un appassionato di storia, e non si fa, perché un giornalista non lo deve fare, ma Maurizio, oltre ad essere un grandissimo storico, ma veramente un grandissimo, sono gli storici veri, perché parlano della storia locale, non la storia quella che leggiamo sui libri, che è una storia fatta, rifatta, così. La sua storia è una storia originale, così come originale lui.
è veramente un grande amico e la passione per la storia. Io lo so che tu non sei tanto, non tanto ti piacciono, diciamo, i complimenti, ti imbarazzano un poco, però veramente quando leggerete i suoi libri, che sono una quarantina, quanti libri hai pubblicato? Tantissimi. Varie ricerche. Vedrete che sta scritto non solo con la sua scienza, con la sua preparazione, i suoi studi, ma veramente con una grande passione e con grande cuore. Quindi io ti ringrazio a nome di tutti gli appassionati di storia e inviteremo, ho detto già altre volte, le scuole di adottare questi libri di storia locale. Magari, perché sono cose che vanno ricordate. Vanno ricordate anche perché servono da monito in futuro, affinché non possano più accadere quelle cose che purtroppo continuiamo ad ascoltare continuamente per il TG. Quindi invito tutti i dirigenti scolastici di contattare Maurizio Zambardi, perché è importantissimo studiare la nostra storia. Se oggi siamo quello che siamo è grazie a chi ci ha preceduto e grazie a persone come Maurizio Zambardi che tengono viva la memoria. Grazie Maurizio. Grazie.